Dottore, lei in questo momento sta guardando la padrona di un'isola. Cosa? Di un'isola? Sì, di un'isola del Pacifico. L'ha ereditata dallo zio Beniamino che è morto 2 settimane fa. Ma la signora era già vedova. Ero fasulla. Ora sono la vedova vera. Che soddisfazione. Ma zia, ti prego. Parlo dell'isola, non della vedovanza. È il cielo che me l'ha mandata. Oh, gioia che non conobbi. Dottore, si parte. Come? Si parte per il Pacifico. Piaciuto. Scusi, signor Chivalù. Volevo dire, lei che è nato qui, com'è che parla così bene la nostra lingua? Il signor Beniamino Harold m'aveva fatto l'onore di insegnarmela. E chi era questo Beniamino? Era il beniamato proprietario della nostra isola. Era colui che per tanti anni ci ha dato pace, benessere e serenità. Era il padre dei padri. Il nonno? Ma perché era? È partito? È partito per un lungo viaggio. In aereo? Lungo viaggio senza ritorno. Sono 2 lune che è partito. Ula bali, ula bili, beniamuli. Ula bali, ula bili, beniamuli. E in segno di lutto per 12 lune nessuno potrà più portare ghirlande di fiori al collo. Nessuno potrà concepire figli. Tutti si ciberanno di solo cavolo. Questo è il nostro rito. Ah, il famoso rito del cavolo. Sì, per 12 lune. Davanti ai miei occhi estasiati appare in tutta la sua verginale bellezza l'isola di Canoe, la mia isola. Tra pochi istanti imprimerò le mie orme su quel suolo e pianterò la bandiera su quelle terre feconde. Buongiorno, signora. Ben alzata, signora. Avete riposato bene? Per poco che ci è stato concesso, sono le 5. Siamo soldati alla conquista di un nuovo mondo e i soldati si alzano all'alba. Adone. Comandi, signora. Ti nomino ministro dell'agricoltura di Canoe. Ne sono lieto. Oh, non meritavo tanto onore. Grazie, signora. Prego. Prendi la zappa e dissodere il terreno. Come Robinson Crusoe semineremo il grano. Signora, la prego di osservare che la mia persona è di gracile costituzione. Lo so, dalla nascita sei macilento. Dottore? Dica, signora. Voi continuerete il montaggio della trivella baby. Sono ansiosa di conoscere quali ricchezze racchiude questo mio sottosuolo. Va bene, ma temo che sarà un lavoro inutile perché non abbiamo la forza motrice per azionarla. Dottore, ma che pioniere siete! Se non c'è la forza motrice, noi la inventeremo, costruiremo la diga. Una diga? Certo, fra 20 anni in quest'isola sorgerà un'intera città. La città di Adelaide. Buongiorno, zia. Buongiorno, dottore. Ah, ben alzata, nipote mia. Che fai così distinta? Vorrei andare nel laghetto a fare un bagno. Oh, zia, sono così felice di essere qui. Mi sembra di vivere in un sogno. Va bene, vai a bagnarti, ma non trattenerti tanto. Potrei accompagnare la signorina? Non credo. No, dottore, noi dobbiamo lavorare. Dottore, non vi babbolate. Certo. Ho capito. È una razza dovuta a un misto di sangue cinese e 88. Allora sarebbe un chinotto? E non dire stupidaggini, perché sono selvaggi pericolosissimi. Non saranno dei cannibali? Già, non saranno mica cannibali? No, per te non c'è pericolo. Non mangiano ossa, no, no. E allora perché hai detto che vivo? Ma io non parlavo del signor Beniamino, ma del signor Roberto. Roberto? Vi chiamate Roberto? Non siete un indigeno voi? Beh, signora, le dirò. Metà e metà. Come? Sì, sono un mezzo sangue, ecco. Anemico. Anemico. Accelera, Adone. Subito, dottore. Accelera ancora, Adone. Farò il possibile, dottore. Purtroppo non sono uno sprinter. Fai finta di essere in salita. Mi illuderò, signore. Beh, Adone, che fai? Faccio finta di essere in discesa, signore. Dai, pedala, pedala. Cosa fai? Ti fermi addirittura? Mi rifocillo, signore.
Ma è lo stesso se passa la sposa? È lo stesso, uno o l'altro deve passare. Passa io, la fiamma è bella. Yada Fadula! Yada Fadula! Yada Fadula! Tu donna d'Olibri... Adelaide! Non si è bruciato niente, il cappellino è a posto. Tutto a posto. Sì, ti sei fatto male. Ma come hai fatto, amore caro? Il sangue di salamandra, vedete. Popolo, dica noi, sono commossa della vostra manifestazione di simpatia. Però tengo a chiarire che ho scelto il Gran Tabalai non per sete di potere, né per avere uno straccetto di marito, perché non so che farmene. Hai capito? Straccetto. Ho impalmato quest'uomo solo per avere la cittadinanza di Canoi e per rendere legittima la proprietà di questo.